Ciao, sono Francesco Conti, drifter per passione, drifter ormai per professione. Lo pratico da circa 10 anni, uno sport che mi ha attratto dall'inizio vedendolo in Giappone, uno sport che mi ha regalato delle emozioni bellissime. Diciamo che è una disciplina che è nata circa 25-30 anni fa in Giappone, una disciplina che è nata clandestinamente, una disciplina che si faceva di notte sulle montagne. L'hanno regolarizzata e hanno costruito questo campionato. Le gare di drifting si svolgono in due settori. Uno che è la qualifica, si fanno due passaggi più uno che warm-up, si deve andare a raggiungere dei clipping point prestabiliti alla velocità maggiore con l'angolo maggiore, cercando di mantenere una media dell'angolo altissima. Da lì viene fatta la qualifica e dopodiché il primo pilota scontra l'ultimo in qualifica. Partono due alla volta, prima volta io davanti se sono il leader e lui dietro, dopodiché lui davanti e io dietro. Entrambi dobbiamo copiare il pilota che parte per primo, copiarlo con addirittura i suoi errori, il suo modo di guidare, sempre mantenendo la macchina in angolo, sempre mantenendo la macchina alla velocità superiore. Le velocità che noi raggiungiamo facendo questo sport, se prendiamo tipo lo Slovakia Ring, che è quella che ha dato più emozione, l'attacco è a 225-227 all'ora, lancio di 300-330 metri, dunque 227 all'ora, quinta marcia, perché la mia autovettura è dotata di un cambio sequenziale con 5 marce, giù il gas e si sgomma fino alla fine, naturalmente seguendo la logica dei clipping point, dell'angolo maggiore e velocità maggiore. La gomma è una gomma studiata apposta per poter sopportare questa sollecitazione e poi dopo se si cambia e si va in un'altra pista, naturalmente non sono tutte così veloci, è uno sport che si può fare partire da 20 all'ora fino a un attacco di 220 all'ora. Quando si fa il twin drift addirittura si arriva ad appoggiare le autovetture una all'altra. Esiste un detto che se riesci a fargli il graffio dell'orso con la ruota sulla fiancata, il nero sulla portiera fatto dalla gomma, guadagni tantissimi punti. I giapponesi naturalmente sono partiti prima, però proprio 2 anni fa sono venuti in Europa a correre e non diciamo che siamo sullo stesso livello. Dipende anche dove vai a correre, perché loro lo svolgono ancora molto nei piazzali, noi principalmente cerchiamo di andare in autodromi tipo lo Slovakia Ring, Ungaro Ring. Quando nel 2010-2011 io ho vinto il campionato italiano, siamo stati anche a Monza, siamo stati a Varano, siamo stati al Mugello, siamo stati in piste di un certo privilegio. Naturalmente la caratteristica principale di questo sport rimarrà sempre la gara fatta in montagna, che si chiama Toghe, e proprio in Polonia io 2 anni fa ho vinto contro i polacchi, che attualmente penso che siano i piloti più forti o del nostro livello. Io per cultura della mia professione che ho fatto negli anni indietro, la mia macchina me la sono personalizzata e costruita. Ho preso una macchina che ha circa 30 anni, una macchina che è una Nissan S13, una macchina che addirittura abbiamo preso da uno sfasciacarrozze, dunque una macchina che era da demolire, e da lì abbiamo costruito il mondo sopra. L'abbiamo alloggiata con un motore GTR biturbo 38, dunque 3008, è un'autovettura che sotto non si vede ma deriva, ho preso pezzi della macchina che avevo precedente, dunque un M3 GT4, un differenziale BMW, semiassi BMW perché sono, ritengo, più robusti, e da lì 500 ore di saldatura per cercare di tenerla in piedi, verniciato, costruite le resine, costruite le plastiche e poi tanta esperienza sulle geometrie. Come suggerimento a chi vuole incominciare questo sport, consiglio di affidarsi assolutamente, come in tutte le discipline, a una scuola che almeno la base gliela trasferisce per non imparare a fare o imparare i vizi che dopo, per poter fare o affrontare una gara, vanno modificati. Ciao a tutti e ben arrivati al nostro Topo GP. Si sta interni e poi quando siamo a centro curva bisogna guardare l'attesa, siamo arrivati.